Allora ho qui con me l'assessore Angelillo. Assessore, il Castellane Tavoli ha portato una manifestazione di finale Coppa Puglia qui nella vostra cittadina, Castellaneta. Quanto è importante per tutta la cittadinanza? È un evento sicuramente importante, tutto quello che riguarda lo sport, tutto quello che permette ai cittadini di conoscere il proprio territorio, di far conoscere ad altri le nostre bellezze, è sicuramente importante e fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio. In più ci godiamo anche la gioia che questa Coppa Puglia portata a Castellaneta rimane a Castellaneta, perché è stata vinta dalla nostra compagine sportiva. Assessore, un'immagine positiva che è quella dello sport, quanto ancora il comune può fare per il volley del paese? Sicuramente queste immagini sportive come quelle di oggi, in cui il pubblico si diverte, sta insieme senza fare nessun problema, è sicuramente un punto di partenza importante. Il comune di Castellaneta si è sempre impegnato con le associazioni sportive affinché si possa fare tutto al meglio. Sicuramente c'è molto da fare, abbiamo una testostruttura in costruzione, bisognerà sistemare questo palazzetto per renderlo migliore per le future manifestazioni, e sicuramente le associazioni sanno di avere al loro canto un'amministrazione che sullo sport, sul turismo e sulla voglia di stare insieme, di fare attività insieme, ha sempre puntato. Ok assessore, nel ringraziarla le strappo una promessa. Agostino ha parlato benissimo di lei e soprattutto anche del sindaco. Impegnatevi ancora di più, perché fare sport per i bambini, e fianco a lei ne vedo qualcuno, è importantissimo. Assolutamente sì, lo sport sarà uno degli elementi centrali della nostra attività amministrativa nel futuro, come è stato nel passato. Sicuramente faremo di più, perché ci rendiamo conto che il nostro sport, lo sport castellanetano, merita e ha bisogno di maggiori attenzioni. Ok, grazie mille, arrivederci. Mani Sport Live.